After a long time, ci siamo ragazzi, bentornati alle mie lotte wifi. Oggi faccio debuttare online un nuovo team che ho costruito, ho buildato, diciamo, la settimana scorsa. È un sunny day team basato appunto sulla condizione meteorologica del sole, formato da Charizard, Victreebel, Undoom, Undoom, dipende che, come lo si vuole nominare, e Shiftry, Arcanine e Ganga. Il debutto è stato contro un overista, poco importa perché come vedete ho avuto strada facile. Io parto con Gengar, Shiftry, perché ho una strategia per i due. Poi ero indeciso tra Victreebel e Undoom, ho optato per Undoom e Charizard. Bene, via la musica. Eccoci di ritorno, Arena Vulcano, la più adatta per far debuttare il team. Vado subito con Giorno di Sole di Gengar e Bruciapelo di Shiftry sul pericoloso OO, che con una fuoco bomba sotto il sole mi avrebbe mandato Shiftry KO in un colpo sicuro. Qui ero piuttosto preoccupato addirittura per Lugia, perché una mossa volante, non so, un volo, un aerocolpo avrebbero comunque fatto del male a Shiftry, che è debole al volante. A parto, Shiftry va con Bruciapelo suo, lo ferma, lo fa tentennare, assorbi sfera, mi fa un paio di danni, non importa, e vado con Giorno di Sole su di Gengar. Mentre qui quello non me lo aspettavo è Lugia con Extra Senso su Gengar, che però resiste il colpo. Nuovo turno, Gengar, vi faccio fare una ipnosi, però è inutile come vedremo tra poco. E Shiftry, approfitto che ha l'abilità clorofilla, che sotto il sole gli permette di raddoppiare la sua velocità, quindi adesso ha una velocità alta, può sfidare sicuramente Lugia, e vado con esplosione. Faccio piazza pulita. Bye bye Yubar. Nel vero me l'aspettavo un inizio con Lugia e o non so perché, però vedendo il team me l'ero immaginato una cosa piuttosto bilanciata. Via, usa Uber ed lento, wow, subito esplosione. Shiftry approfitta del boost in velocità, un effetto su Gengar perché è uno spettro, e fa piazza pulita. Brutto colpo, inutile, più che inutile oserei dire, su OO, perché era stato già danneggiato da Bruciapelo, e Lugia va capo, quindi i due cellacci via, bye bye. Shiftry si sacrifica, peccato che sull'online non si possano vedere i soprannomi se non si è in lotte wifi con amici. Mi sarebbe piaciuto, beh, quando faremo il debutto con un pass amico vedrete i soprannomi di questo team. Ora sono piuttosto indeciso se mandare Undoom o Charizard, opto per Undoom, mentre Uberista manda Aerodactyl e Articuno, se non ricordo male. Questa battaglia, come ho detto prima, l'ho disputata sabato scorso, quindi sono passati 8 giorni e non mi ricordo più del tutto. Articuno, sì, ok. E Gengar, gli faccio fare un'ipnosi, tanto per, su Aerodactyl, mentre con Undoom vado con Onda Calda, che sicuramente sotto il sole spazza via Articuno, nonostante abbia difese speciali alte di base,
e Aerodactyl comunque faccio un danno discreto, anche se è il tipo roccia. Ah, qui è vero il bello successo. Cioè, questo qui, oltre a essere uberista, è un nabbo. Perché Aerodactyl è uno dei Pokémon più veloci in assoluto. E guardate che cosa succede adesso. A velocità di base 130 Aerodactyl. Andatevi a vedere le sue statistiche. Contro Gengar, che mi pare che abbia 108, vado così a memoria adesso. E Onduma 95 in velocità di base. Va bene che i miei sono alzati e tutto, però vedrete. Incredibile. Onda calda va a colpire per primo Ondum, va a colpire Articuno, come ho detto prima era sicuro che l'avrebbe spazzato via. Aerodactyl schiva il colpo, poco importa, la sorbisfera agisce su Ondum e Gengar va su ipnosi su Aerodactyl, fallisce, pazienza. Cioè, questo qui, oltre a essere uberista come ho detto prima, è un nabbo. Perché non puoi fare levitoroccia in una situazione del genere. Devi attaccare, devi fare fuori Gengar, devi farlo fuori. Devi fare una frana, un pietrataglio su Ondum. Cosa vai a fare? Levitoroccia. È lentissimo quell'Aerodactyl. Cioè, l'allenatore è lento a scegliere, ma l'Aerodactyl è una cosa impressionante quell'Aerodactyl, quanto è lento. Qui vado con... volevo andare con solo raggio veramente, però poi ho pensato che se non fosse morto sarebbe stato meglio un nero pulsa, perché l'avrebbe potuto far tentennare. Quindi Ondum va con nero pulsar e Gengar riprova l'ipnosi inutile e fallisce di nuovo. Aerodactyl, come avevo previsto, tentenna, segnatevelo. A questo punto la battaglia posso dichiararla conclusa. Destino obbligato tanto per fare con Gengar e di nuovo nero pulsar di Ondum su Aerodactyl. Per concludere tutto. Ok. Cerbero colpisce questa lumaca e finisce la battaglia. Bye bye Aerodactyl. Diciamo che questo team per il momento lo sto testando, però mi pare che abbia un po' di lacune. Vedremo, vabbè. Commentate, votate, iscrivetevi e fatemi piace, altrimenti vi mando lo Squirtle con gli occhiali. Ciao ragazzi.